veramente euforico. Buonasera a tutti, benvenuti. E vabbè, io vi ribadisco una cosa che vi ho detto prima, perché sostanzialmente è la verità. Ragazzi, sono veramente euforico. È vero, ragazzi, sono veramente euforico, perché intanto oggi finiamo Resident Evil, e già questo è un'emozione. Poi abbiamo una guest star, ragazzi, io non so se l'avete visto, ma abbiamo con noi una delle mie attinie. C'è una attinia in live oggi, che non è scappata, è incredibile. È una attinia coraggiosissima, talmente coraggiosa che me la terrò per tutto il tempo in live, perché ho deciso così. E poi volevo avvisarvi del fatto che il momento in cui faremo l'upgrade alla CPTV 2.0 è sempre più vicino. Lo so che vi sto tenendo sulla corda con questo hype senza darvi una data precisa, senza dare un riferimento, senza dirvi da quando è che porterò il nuovo canale, però il fatto è che non voglio fare promesse che poi non sono grazie Zoste, che poi non sono in grado di mantenere, per cui finché non ho una data certa non ve la comunico, perché altrimenti poi rischio di non essere di parola. E volevo anche illustrarvi un nuovo comando che Pane ha già visionato, e quindi posso eventualmente delegare a lui il compito di lanciarlo appena sarà disponibile o lo potrà fare. E ciao Luxor, ciao a tutti ragazzi. Uè Zoster, grandissimo. E dunque, che cosa porto? Intendi dopo Resident Evil? Non lo so, Poke, cioè non so cosa farò nel fine settimana, perché naturalmente durante la settimana continuerò con le live di Soul River e di Fear. Tra l'altro Fear l'ho un po' trascurato questa settimana perché ho avuto degli impegni e mi hanno impedito di streamare tutti i giorni, per cui dovendo sacrificare qualcosa ho preferito portare avanti un po' di Soul River e cercare di continuarlo a scapito di Fear. Però ho interesse a riprenderlo, anche perché vi ricordo che per me i DLC di Fear sono una prima run, cioè io non li ho mai giocati prima, quindi li sto scoprendo insieme a voi, e mi sta anche piacendo il primo DLC, quindi vorrei continuarlo. Spero di riuscire domani a riprendere Fear e eventualmente poi continuiamo Soul River martedì. Però vi annuncio che anche questa settimana avrò impegni lavorativi il pomeriggio, per cui potrei spostare gli orari in maniera improvvisa o comunque fare dei cambiamenti di programma all'ultimo momento. Quindi ve lo dico adesso perché potrebbe succedere. E cosa volevo dire?
Per il fine settimana, dopo Resident Evil, pensavo di cambiare genere. Ho in mente un progettino che potrebbe essere simpatico, però devo metterlo un po' a punto tecnicamente. Pensavo di fare una cosa che potrebbe coinvolgervi molto di più. Naturalmente, nulla vieta di continuare poi le live di Battlefield, eh? Quindi, nel fine settimana posso comunque continuare a portare Battlefield, o eventualmente un po' di Rocket, non lo so. Ok, allora ragazzi, ieri, intanto comincio ad avviare il gioco, ieri abbiamo dato una buona svolta a Resident Evil perché abbiamo completato tutta la parte delle grotte, che è un po' antipatica in realtà, perché ci sono un paio di enigmi e insomma svariati punti un po' jumpscherosi dove ci sono gli Hunters e abbiamo quindi portato Jill all'ingresso del laboratorio nascosto. Abbiamo ucciso il serpente, abbiamo ritrovato tutti gli oggetti che servivano per accedere al laboratorio e abbiamo attraversato le grotte. Tra l'altro, qui abbiamo anche svelato il mistero della famiglia Trevor. In pratica abbiamo scoperto che Giorgio Trevor era il progettista della villa e per evitare che ne svelasse i segreti, diciamo, gli allora membri dell'Umbrella, perché stiamo parlando di una cosa che è accaduta 30 anni prima, lo hanno praticamente rinchiuso in questa villa e lo hanno usato lui e la sua famiglia come cavia per esperimenti sulle prime versioni del virus. E naturalmente questo ha poi avuto delle conseguenze perché Uno spasso. non ho capito perché non risponde ai miei comandi, questo numero di cose, ok. Ha avuto delle conseguenze perché i primi ceppi del virus sperimentati sull'uomo e sua moglie non hanno dato alcun risultato, ma siccome invece i risultati ottenuti sulla figlia sembravano più promettenti, alla fine l'Umbrella ha continuato a studiare questa specie di mostro che era venuto fuori e quindi noi abbiamo avuto questo incontro faccia a faccia con il mostro incatenato che altri non era che la figlia di Trevor, che poi era sopravvissuta, diciamo, a tutti questi orribili esperimenti, e l'abbiamo vista lanciarsi poi nel burrone dopo aver ritrovato il corpo della mamma, al quale non riusciva ad accedere perché era chiusa in una bara sigillata. Comunque, questa parte non c'era nel videogioco originale, è stata aggiunta per aggiungere qualche cosa che anche chi conosceva il gioco a memoria non sapesse. In tutto ciò io mi chiedo se nella galleria abbiamo sbloccato qualcosa, sì, qui c'è un filmato. Ah, ok, Alpha l'introduzione, Team. va bene. E io immagino che qui poi verranno messi i filmati del gioco, quelli che abbiamo sbloccato. Vabbè, niente. Facciamo un carica partita. Allora, ci spostiamo nella scena principale, dove guardate chi c'è con me. La simpatica Tinia ci accompagnerà per tutta la live e sarà un po' la mia mascotte in questa ultima run su Resident Evil, perché naturalmente oggi costi quel che costi lo finiamo. Siamo arrivati al laboratorio, quindi il luogo dove l'Umbrella ha tenuto i suoi orribili esperimenti e da qui è partito tutto, perché fondamentalmente c'è stato un incidente in questo laboratorio, in seguito al quale il virus si è diffuso in tutta la villa, contaminando gli umani che sono diventati zombie e gli animali che sono diventati dei mostri. Avete visto, no? Serpenti, vespe giganti, i cani, no? Tutta la fauna della zona ha in qualche modo risentito della diffusione del virus. Virus che era stato progettato proprio per creare delle armi bioorganiche. In realtà gli Hunters che abbiamo incontrato non sono altro che dei gorilla ai quali è stato applicato il virus e fondamentalmente sono stati alterati geneticamente togliendogli la pelle e facendo altre cose per trasformarli in delle orribili belve per uccidere. E anche se a me non è mai capitato e spero non mi capiti, nella versione originale gli Hunters potevano staccarti la testa con un solo colpo. Allora, abbiamo bisogno di molto spazio. Posiamo il lanciagranate. Invece, voglio portare con me l'accendino e la benzina. Perché potremmo aver bisogno di questa roba. Ok, siamo all'ingresso del laboratorio. Quindi, come vedete, c'è solo il rifugio. Adesso dobbiamo dare un po' una svolta a tutto quello che abbiamo fatto dall'inizio e dare una spiegazione a tutto. È chiaro che tutte le risposte che stiamo cercando sono qua dentro. E non sono poche. Sono poche perché ci sono un bel po' di cose che abbiamo lasciato in sospeso. Salve. Sappiate che non avrò pietà, eh.
Ho accumulato un sacco di proiettili e non ho paura di usarli. Quindi... siamo in una fase in cui i proiettili per la pistola possono servire solo per gli zombie, ma ho anche un sacco di munizioni per le altre armi. Le userò. Ho preso alcune remore. Sento un altro zombie nel corridoio, ma non so a che distanza si trovi. Cominciamo a raccogliere un po' di erbe. Queste ci serviranno, eh. In altri tempi mi sarei premurato di usare il coltello per risparmiare munizioni. In questo caso non ho nessuna intenzione di risparmiare. Ecco, bravo. Fatti esplodere la testa, così non ti devo neanche dare fuoco. Tu invece, che sei ancora vivo e potresti darmi dei problemi, stai per fare un bel falò. Ricarichiamo la benzina qua dentro e torniamo al rifugio per il primo cambio di oggetti. Finché sono costretto a portarmi dietro la benzina, non uso altre erbe, però teniamoci sempre pronti ad usarle, perché... Allora, che cosa abbiamo qui? Vediamo un po'. B2. Quindi in realtà, sì, qui c'è scritto che siamo al piano sotterraneo B2 del laboratorio. Ci sono altri zombie. Grande rischio. Allora... oh, qui c'è un altro dischetto MO, come quello che abbiamo trovato nella casa. E qui invece c'è una porta bloccata elettronicamente. Ok, buono a sapersi. Ci inoltriamo sempre più sotto. E qui abbiamo simpaticamente compagnia. Provare nemmeno. Sei troppo vicino, bello mio. Insomma, chi sei, Rambo? Potevate anche bruciare tutti e due, eh? Maledetti. Allora, vediamo che forma ha questo corridoio. Ok, qui c'è una porta chiusa. Il simbolo dell'elettricità è inciso sulla serratura. Ok, e questa? Stessa storia. Ok, qui che succede? Questa si apre. Nessuno? Qui ci sono dei proiettili per la Magnum. Aspetta. Fila di monitor a cristalli liquidi. Ok, devono essere stati usati per visualizzare qualcosa. Beh, siamo in un laboratorio, quindi. Una porzione di cadavere giace sul tavolo operatorio. Schifo.
Monitor usato per visualizzare immagini, un microscopio a elettroni. Ok. WACT, nota del ricercatore. Prove evidenti dimostrano che l'agente mutageno del virus T modifica il genoma dell'organismo ospite. È stato dimostrato che quando l'ospite perde conoscenza, il suo corpo entra in uno stato letargico. In questo periodo di tempo il virus diventa attivo, trasformando e ricostruendo con grande rapidità la composizione fondamentale dell'organismo. Perfetto, è quello che abbiamo visto. A conseguenza di tale mutazione, l'ospite diviene una creatura umanoide che noi indichiamo con il nome di WACT. La sua velocità e l'incredibile sviluppo muscolare meritano particolare attenzione, sarebbero gli zombie rossi. Dopo la trasformazione, la sua agilità e aggressività aumentano notevolmente. Quattro dei nostri ricercatori hanno già perso la vita nel tentativo di nutrirlo, trasformando la stanza in un bagno di sangue. Dopo questo tragico incidente abbiamo denominato questa specie Crimson Head. Testa rossa sarebbe. Per quanto prezioso, questo esemplare è molto pericoloso e non può rimanere qui. Dobbiamo decidere cosa farne, la sua eliminazione è fuori discussione. Abbiamo finalmente raggiunto una decisione, berneremo la creatura e ne conserveremo il corpo nel sotterraneo del cimitero dietro la villa. Ok, quindi in realtà il primo, diciamo il paziente zero, era qualcuno su cui hanno sperimentato il virus di proposito. Cioè, quando il virus si è espanso fuori dal laboratorio in seguito all'incidente, ha accidentalmente contaminato tutti gli umani presenti nella villa, trasformandoli in zombie. Però il primo esperimento è stato fatto volutamente. Ed è stato osservato che lo zombie, dopo un periodo di quiescenza, si è trasformato in quella specie di mostro iperaggressivo che incontreremo fuori da questa stanza, perché ricordate che dei due cadaveri che c'erano fuori ne ho bruciato uno solo, quindi l'altro tra poco si rialza e mi salta addosso. Server di gestione dei dati, sembra fuori uso. E quindi il primo zombie creato in questo modo è quello che abbiamo trovato nella bara sotto la villa, dove c'erano le quattro maschere. Qui c'è un computer. Ah, ok ragazzi, devo fare finta di niente? Oppure posso usare tutto quello che so? Perché questa parte è uguale a quella del gioco originale. Però forse mi ricordo male io. No, qui sto confondendo i ricordi del primo col secondo, mi sa. In realtà io so anche l'account con cui dovrei entrare e la password, ma non voglio lamerare, faccio finta di non saperlo. Ok, va bene, va bene, va bene. Lasciamo correre. Diciamo che non ho gli elementi. In realtà non è vero perché mi ricordo che cosa dovrei inserire, ma facciamo finta di no. Tanto li troverò per via. Una serie di sostanze chimiche che non ho mai visto prima. Qui però c'è qualcosa. Oh, una batteria. Cosa c'è qua in fondo? Niente? È molto strano. Quindi l'unica cosa importante di questa stanza è il computer. Però al momento facciamo finta di non sapere cosa dobbiamo fare. Cioè in realtà io poi non so veramente cosa devo fare, però il login me lo ricordo, perché sarebbe impossibile dimenticarselo per chi ha giocato anche i seguiti. Ok, indica presenza di materiali biologicamente pericolosi. Beh, vorrei anche vedere con quello che... io qua... questo si rialza sicuro. L'unica cosa non vorrei... no, possiamo impedirlo però. Visto che ci siamo, vado sopra a ricaricare la fiaschetta. Tanto finché non finisce la benzina nella tanica, io questi continuo a bruciare. Quando la benzina finisce, li facciamo fuori con armi avanzate dopo che si saranno rialzati. Intanto andiamo a posare un po' di oggetti nella cassa, approfittando di questa pausa. Thank you.
disco lo potrei posare, ma portiamocelo appresso, perché di pronto soccorso lo raccogliamo dopo. Questa che cos'è? È chiusa. Se riuscissi a far funzionare le leve laterali si dovrebbe aprire. Leve per sbloccare le serrature della porta. Se solo potessi sbloccare le serrature delle leve. È chiusa. Ma chiusa, chiusa? Chiusa, chiusa. Evidentemente si apre da un'altra parte o con le serrature elettroniche, non so. Vediamo, vediamo. C'è qualcuno qua dentro? No. C'è una specie di interruttore. Premere, sì. David Clark. Gail Holland. Un promemoria sulla bacheca attira la tua attenzione. Sul promemoria è scritto qualcosa. Per usare la porta elettronica, mettere le iniziali in ordine alfabetico. Ed Fisher. Ok, quindi questo sarà B. Infatti, Alex Bechet. Quindi naturalmente David Clark andrà in mezzo. No? E invece questo qui è Gail Holland e va per ultimo. Così sono A, B, C, D, E, F, G, H. Giusto? Sì. Adesso sono in ordine. No, 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 perché? Andavano bene prima. Ok. Qui c'è un computer. Lettera del ricercatore. Allora, questo è un passaggio importantissimo. Perché in realtà c'era anche nell'originale ed era esattamente così. 8 giugno 1998. Carissima Ada, quando leggerai questa lettera non sarò più la persona che conoscevi. Oggi sono arrivati i risultati del mio esame e, come sospettavo, sono stato contagiato. Se solo penso a quale sarà il mio destino, sento la ragione vacillare. Sarei pronto a qualsiasi sacrificio pur di impedire la mia trasformazione in uno di loro. Per quanto ne so, tu non sei stata infettata. Spero con tutto il cuore che non si arrivi a tanto, ma nella tragica evenienza che tu sia l'unica sopravvissuta, voglio che tu prenda il materiale nella sala audiovisivi. Quindi attiva il sistema di autodistruzione nella sala del generatore e fuggi. Ti prego, fai tutto il possibile affinché questa faccenda sia resa pubblica. Se tutto funziona normalmente, dovresti essere in grado di sbloccare tutte le serrature usando il sistema di sicurezza. Ho impostato il terminale nella saletta di sicurezza in modo da permetterti di accedere al sistema usando il mio nome, la password e il tuo nome. Avrai bisogno di un'altra password per sbloccare la serratura della porta di livello 2 del sotterraneo, dove si trova la stanza audiovisivi. Come misura di sicurezza, ho codificato questa password all'interno di una radiografia. Ti conosco bene e sono certo che riuscirai a decifrarla senza alcun problema. C'è ancora una cosa, la mia ultima richiesta. Spero che non dovrai mai vedermi in questo stato orribile, ma se ti capitasse di incontrarmi, ti prego, poni fine alle mie sofferenze. Spero che comprenderai.
Grazie Ada, con affetto, John. John e Ada, allora, questo passaggio, oltre a costituire un elemento importante della storia, perché è una cosa che avrà dentellati anche nel seguito, ci fornisce le informazioni di cui avevamo bisogno per accedere al computer. Ma siamo veramente sicuri che questa porta... Vabbè, dammi questo. C'è qualcosa che tragicamente non torna. Non ho neanche visto cosa contiene questa scatoletta del pronto soccorso. Adesso la apriamo. Grazie Pane, non potevi scegliere il momento migliore per testare il nuovo comando, che sicuramente farà felice Tora. Oh, erbe miste, queste sono due erbe combinate. L'accendi la luce nella sala di radiografie, magari appare qualcosa con la luce rossa. Hai ragione Mirko. Sono stato un po' affrettato. Questa porta chiusa mi inquieta tantissimo, perché in realtà io so cosa c'è là dentro e mi pare strano non poterci accedere subito. Ok. Su parte di essa c'è una luce rossa. Ok. Va bene. Ah, vedete? Vedete che in ogni radiografia è evidenziata una parte. E quindi in realtà la codifica della password si rifà alla denominazione anatomica delle parti evidenziate. Quindi bisogna metterle in ordine e... basarsi sulle iniziali. Che succede qui? Allora, c'è una luce rossa. La luce rossa... no. Evidenzia l'esofago. E quindi la E sarà la prima parte. Floro, grazie mille per l'host. No, aspetta, questo su quella di David Clark, quindi è la seconda. No, non devi scambiare un bel niente. Allora, Alex Bechet. La luce rossa ce l'ha sul colon, e quindi è C. CPC, l'ultima tigre di Giada, addirittura. No, dai, facciamo ascoltare il nuovo comando a Floro, dai. Aspetta, lo lancio io, eh. Ah, tra l'altro, visto che c'è Floro, mettiamo come hint che il prossimo potrebbe essere la marcia reale. Visto che a questo punto abbiamo la Russia, abbiamo l'Italia, abbiamo la Francia, il prossimo è la Spagna, ovviamente. Allora, la prima è una C. La seconda è una E. Questo è il tempo delle grazie cattedrali. Qui è evidenziato il fegato, quindi è una L. E qui sono evidenziati i polmoni. No. E quindi la password è CEL. CEL. E il Giappone? Il Giappone dovrà aspettare. Ok, quindi la password è CEL. Vale a dire cellula. Molto fantasiosa. Ok. Bravo John. L'hai pensata proprio bene. È stato proprio uno spasso. Il Giappone, eccolo. Giusto.
Grande Ryuk. Ragazzi, per chi fosse arrivato dopo, avete visto? Che oggi ho con me in live una delle mie tinie. È un evento incredibile, cioè abbiamo proprio la guest star tinia che non è scappata, è una tinia coraggiosissima. Sto andando a posare le erbe. Sto portando dietro questo dischetto anche se... No, basta, lo lascio perché... Per fortuna questa non è una speedrun, quindi non ho la necessità di avere con me gli oggetti giusti al momento giusto. Posso permettermi di tornare alla cassa tutte le volte che voglio. Allora, adesso abbiamo tutti i dati per entrare nel computer. Torniamo di corsa alla stanza del computer sperando che nulla provi a fermarci e soprattutto che nessun animale cerchi di entrare dalla finestra, tranne l'elefante ovviamente. Ma c'è qualcosa scritto sul muro o mi sbaglio? No, è solo una macchia. Lei parli di Jill Valentine? Perché in realtà la mise che aveva nel terzo. La mise che aveva nel terzo era molto più. Molto più provocante. Allora, eccoci qua. Allora, il login è John. E la password è Ada. Vi ripeto, ragazzi, io me lo ricordavo perfettamente. Ero sicuro che non li avessero cambiati. Perché questa vicenda di John e Ada non è tanto peregrina, eh. È una cosa che. Ok, allora, possiamo cominciare a sbloccare le porte del terzo livello. Che poi non mi ricordo quali... Ah, sì. Ok, la famosa stanza... No, aspetta un attimo. Quali porte ho sbloccato? Boh, allora, questo richiede la seconda password che è Cell. Adesso sblocchiamo anche questa. Questa è la famosa stanza degli audiovisivi. E va bene, ma... Ma vogliamo ritornare un attimo al terzo livello e capire che cacchio ho sbloccato? Era la porta chiusa, quella che non si apriva, e allora vado di corsa. Allora vedi che sono veramente un idiota perché se avessi mantenuto un quesito, ma i Ligan non dovrebbero chiamarsi Liloop? O al limite Ligan Loop? Bella domanda. Però in realtà tecnicamente il loop è un canide, quindi potrebbe ancora avere senso. Non saprei. Liwolf. Oh, era questa. Però non mi aveva detto che era chiusa elettronicamente. Mi aveva detto solo è chiusa. Vabbè. Nastri per salvare. Ok. Nastro inchiostratora. Proiettili incendiari per il lanciagranate. E cos'è questo? Filtro. Filtro. Cazzo. Bel momento per ricordarselo. Contiene filtri di colore rosso. Non ci sono oggetti da filtrare, eh no? Dove cazzo sta? Maledetto. Dai, vieni qui se hai il coraggio.
Sì, lo so che il personaggio di Revelations è lei. Non me ne volere. Ma io sono bella. Cosa c'è qui? Fax. Divisione sanitaria, all'attenzione del direttore del dipartimento, dalla commissione speciale sull'emergenza Raccoon. Il contenuto di questo fax è strettamente confidenziale, è inteso esclusivamente del destinatario specificato, è proibita la copia o distribuzione delle informazioni esso contenute. Al termine della lettura il fax deve essere distrutto immediatamente. Vedete come sono stati bravi a distruggerlo? Ma probabilmente è arrivato quando erano già tutti morti. Temiamo che i danni causati dalla recente epidemia di virus T si riveleranno notevolmente maggiori rispetto a quanto inizialmente previsto. Sono insorte diverse complicazioni, quindi c'è qualcosa che è sfuggito al controllo. Prima complicazione. Più della metà dei ricercatori sono stati contagiati e uccisi dal virus T. È stato inoltre rivelato che quasi tutti i superstiti dell'incidente hanno iniziato ad accusare i sintomi dell'infezione da virus T. È quello che abbiamo visto, no? Gli umani della casa sono diventati tutti zombie. Seconda complicazione, la nostra squadra speciale per la sicurezza è stata completamente annientata. Di conseguenza le nostre ricerche top secret rischiano di essere rese pubbliche. Aha! È necessaria un'azione immediata per impedire l'intervento dei media. Ok. Terza complicazione, esiste un'elevata probabilità che gran parte degli esemplari si aggirino liberi all'interno della struttura. Prevediamo che il numero delle vittime salirà ulteriormente. Per quanto tragici, questi eventi sono la prova del successo dei nostri studi. È necessario fare il possibile per impedire che i risultati delle ricerche vengano resi pubblici. Dispositivo di sicurezza e la trasmissione della password al sistema. Se avessi un disco MO potresti trasmettere la password al sistema, ecco appunto. Ma se avessi avuto un disco MO non avrei avuto spazio per trasportare niente. Sembra che ci sia qualcosa dietro a questa solida porta. Aprirla? Sì. Attenzione, il carburante può esplodere se scosso. Sembra un dispositivo per il rifornimento di carburante. Io qui ho preso tutto. Devo tornare sopra, posare un po' di roba nella cassa e andare nella stanza degli audiovisivi. Potrei già sbloccare adesso, ma ho l'inventario al completo, quindi... Per il momento preferisco... Posiamo i nastri promettendoci di fare un salvataggio la prossima volta che tornerò qui. Inoltre, facciamo una cosa. Questa faccenda del disco la voglio risolvere subito, perché voglio che venga inserita nel prossimo salvataggio.
in realtà abbiamo scoperto che i dischi MO servono ad attivare le luci di sicurezza su quella porta, che probabilmente consentono di sbloccare le leve, perché lui mi diceva che le tre leve erano bloccate dalle sicure e quindi in realtà servono i dischi per sbloccare quella porta, e ne servono tre. Vediamo. Ecco, ho potuto sbloccare la prima, ma le altre due sono ancora chiuse, quindi mi servono altri due dischi. Una cosa che vi dico, perché la so già, ma che non era scontata, è che il dispositivo per trasmettere la password può essere usato una sola volta per disco. Cioè, se voglio usare un altro disco, mi serve un altro dispositivo come quello. Non posso usare due volte lo stesso con dischi diversi. È il motivo per cui non mi sono portato due dischi, che non avrei potuto usare. Adesso la porta di questa stanza dovrebbe essere aperta. Quello che spero, perché... c'è qualcuno qui? No, ma c'è un po' di roba. Allora, cominciamo a vedere qui. Oh, qui c'è un altro disco. Perfetto. Che è il terzo ed ultimo, quindi adesso li ho tutti e tre. Lo spray lo prendiamo alla fine. Protocolli di sicurezza. Livello 1, eliporto, per uso esclusivo dei dirigenti. Questa restrizione non si applica in caso di emergenza. Sotterraneo, livello 1, passaggio dell'eliporto. L'accesso è proibito se non si è accompagnati da un ricercatore o dal responsabile della sicurezza. Verrà aperto il fuoco su chiunque accederà all'eliporto senza autorizzazione. Figo. Ascensore, l'ascensore si blocca durante le emergenze. Cosa? Non avevamo detto che funzionava solo durante le emergenze. Sotterraneo, livello 2. Stanze audiovisivi, per uso esclusivo del Dipartimento Speciale di Ricerca. Ogni altro accesso deve essere autorizzato da Kit Harving, il responsabile della stanza. Prigione. L'utilizzo della prigione viene regolato dalla divisione sanitaria. Almeno un ricercatore, Ellie Smith, Scott Ross o Albert Wesker, deve essere presente se è autorizzato l'utilizzo del virus. Porta a serratura tripla. Per accedere alla stanza è necessario disattivare la serratura utilizzando tutti i codici d'entrata. La serratura viene disattivata accedendo ai terminali di output situati in ognuna delle sezioni dei capo ricercatori. Sala del generatore. In questa stanza un composto azotato viene utilizzato come principale fonte di energia elettrica. L'accesso è consentito esclusivamente ai supervisori generali. Questa restrizione potrebbe non applicarsi ai ricercatori dotati di speciale autorizzazione. Terminali di output a codice di accesso. L'accesso e l'utilizzo dei terminali di output è limitato ai capo ricercatori. Sotterraneo livello 4 riguarda i progressi del Tyrant in seguito alla somministrazione del virus T. Il resto del documento è illeggibile. Ok, abbiamo fatto una scoperta molto interessante. Cartucce per il fucile. Sì. Dovrò tornare qua dentro. Dovrò tornare qua dentro. Avete notato che Albert Wesker era tra i ricercatori? Bene. Adesso stiamo per notare una cosa ancora più interessante. Visualizziamo la videocassetta. Umbrella. Rapporto ufficiale armi biologiche. MA39 Cerberus. Come vedete, i cani non erano un sottoprodotto indesiderato, ma erano una specie volutamente studiata come applicazione del virus per creare un'arma bioorganica. Lo squalo. Abbiamo visto anche qua. Siamo stati anche attaccati da queste bestiacce, no? Gli Hunters. Poi c'è il Tyrant, che non abbiamo ancora felicemente incontrato, che a giudicare dalla forma sembra tanto il frutto di una sperimentazione umana, voluta però, non accidentale. Questa foto, ragazzi, questa foto è un vero e proprio Amarcord, perché tratta espressamente dall'originale. Ovviamente il nostro amico Wesker è l'ultimo della fila, quindi abbiamo la conferma che lui faceva parte dell'Umbrella anche prima. E che era lui il traditore della squadra. Anche se noi abbiamo sospettato di Barry, perché Barry ci ha lasciato in panne nella sezione delle grotte, in realtà l'elemento che ci ha traditi era Wesker. Questa è una cosa che chi ha giocato i seguiti sa benissimo, specialmente con Code Veronica. Ma in realtà era il colpo di scena del primo. Scoprire che Wesker non è soltanto un traditore nella squadra perché l'Umbrella se l'è comprato. Lavorava nell'Umbrella prima di lavorare nella Stars. In realtà era il suo lavoro alla Stars che era una copertura. E qui c'è un codice.
che ovviamente possiamo smascherare usando il filtro rosso. Con il filtro rosso cosa succede? Che tutte le foto vengono colorate di rosso, ma il codice alla fine viene filtrato e viene fuori una password numerica 8462. Questa password la dobbiamo inserire qua dentro. Pieno, no, ancora uno spazio. E qui c'è la chiave del laboratorio. Se vi ricordate, è quella con il simbolo dell'elettricità. Chiave della sala del generatore. C'è anche un'altra cosa interessante in questa stanza. Vi ricordate che all'inizio, inizio del gioco, quando abbiamo ucciso il primo zombie nel corridoio, abbiamo trovato il cadavere di Kenneth? E Kenneth aveva una videocassetta. C'era scritto che hai bisogno di un videoregistratore per vedere cosa contiene. E finalmente abbiamo il videoregistratore qua dietro. Eccolo qua. E quindi possiamo finalmente goderci le ultime immagini della vita di Kenneth, che poi sono esattamente come ce le eravamo immaginate. Cioè, alla fine questa videocassetta, la vedi o non la vedi, è la stessa cosa, perché noi sappiamo perfettamente come è andata a finire. Però abbiamo la conferma visiva del fatto che il povero Kenneth è rimasto, è stato colto di sorpresa dal fatto che lui non si aspettava che il tizio fosse uno zombie, come non ce lo aspettavamo noi, perché la prima squadra Stars che è arrivata qua dentro non sapeva niente. Questo spray non lo posso ancora raccogliere, però potrò farlo appena rimetto piede qua dentro, perché tanto stiamo andando a posare un po' di roba. Allora, io adesso per prudenza un disco MO me lo porto sempre dietro, perché posso trovare un altro dispositivo di inserimento della password da un momento all'altro. Posso posare l'accendino, però. E quindi risparmiare ben due spazi nell'inventario. Tora una chiave, esatto, la chiave del generatore. Allora, mettiamo via un po' di roba. Allora, il disco me lo porto appresso, invece voglio posare l'accendino e il fiaschetto. La chiave ce la portiamo e novità delle novità, le cartucce per il fucile me le porto tutte. Perché da questo momento in avanti potrebbe essere il caso di cominciare ad usare un'arma un po' più adeguata. Allora, adesso che abbiamo la chiave, abbiamo l'accesso a due porte che prima erano precluse. Stanno sempre nel B2. Di conseguenza io non vado a raccogliere quello spray medico, ma mi riservo di tornare a prenderlo nel momento in cui ripasserò per questo corridoio. Ovviamente posto che io abbia uno spazio libero nell'inventario. Non sto portando con me roba di cura, quindi... C'erano due porte bloccate, una era questa. E l'altra era questa, così ci disfiamo della chiave. Cominciamo ad entrare qui. Oh, salve! C'è qualcuno qui. Qualcosa dal passo pesante. È un hunter, forse. Però gli hunters non emettono questi suoni. Allora, questo si può spostare. E qui c'è qualcosa. Che cos'è? Cartucce per il fucile. Che bella sorpresa. Ehi tu, qualcosa che sei nella stanza.
salve. Ma che cosa sei? Non lo voglio neanche sapere, ma ti sparo a vista. Una cosa schifosa che schiccia sul pavimento. E che mette dei suoni sibilanti. Mannaggia, non riesco a puntarti. Aia. Allora, che cazzo eri? Una mosca? Non lo so, non lo sapremo mai perché si è sciolta. Ok, sono stato ferito però. Per fortuna non era velenoso. No, e tu? Ah, sì, sei proprio una mosca. Un uomo mosca. Uno dei migliori film dell'orrore tradizionali. Sei morto? Madonna, che schifo. Scusate un attimo. Ok. Dove mi trovo? La suoneria con il gufo? Sì, certo. Questa porta è bloccata dalla ruggine e non si muove. Va bene, fantastico. Il tavolo operatorio è ricoperto di sangue. Non sembra il sangue provocato da un'operazione. Ok, sì, comprendo. Questo, una batteria. E qui c'è un altro dispositivo di sicurezza per la trasmissione della password, per cui aver portato con me il disco. Certo che faccio parte dei cattivi con questo cappello, anzi accendo la luce così lo vedete meglio. Chiaro, io sono... Non ce l'ho fatta, non ho resistito, è stato più forte di me. Ho provato a resistere, sono debole. Tranquillo, Floro, abbiamo tutti le nostre debolezze. Una delle mie, per esempio, è questa. Ragazzi, sono veramente euforico. Io adoro abusare di questo comando, veramente. È una cosa che non riesco ad impedirmi di fare. Lo scaffale è pieno di antitossine. Ok, e questo invece è un sacco per cadaveri. La data indicata su di esso è piuttosto vecchia. Figo. Ah, quindi questa è... questo è l'altro lato della stanza dove siamo entrati prima. Ma quindi fammi capire una cosa. Io sono entrato qua dentro e mi sono ritrovato in questa stanza che però è chiusa. Cioè, da qui io non posso uscire perché la porta è bloccata. Qui non c'è nient'altro da trovare. Ecco, parlando di debolezze.
Oh, un rifugio. Figo. Allora possiamo fare qui un bel salvataggio. Tra l'altro qui ci sono risorse a profusione. Sono granate. Spray medico. Colpi per il fucile. Mamma mia, che goduria. Sedie e casse sono sparse nella stanza. Le pareti sono coperte da decine di graffi di artigli. Non si capisce cosa contengano. Il frigorifero è spento. Va bene, facciamo un salvataggio qua dentro. Abbiamo fatto un po' di cosette da quando siamo entrati nel laboratorio, quindi vale la pena salvarle, anche perché non sappiamo. Più armamenti di danno, maggiori saranno i nemici. In realtà, Vane, siamo quasi in chiusura. Questa è la verità. Io mi sono accorto che l'abbondanza di risorse dipende dal fatto che il gioco prevede due livelli di difficoltà oltre questo, non uno solo. Però probabilmente uno deve essere sbloccato. Per cui se lo avessi saputo avrei potuto anche giocare direttamente al livello di difficoltà più alto tra quelli disponibili all'inizio. Ma in realtà non ho voluto farlo, perché pensando che non ce ne fossero altri dopo, mi sono ricordato un particolare. Cioè che nel gioco originale il livello di difficoltà più avanzato ti scambiava tutta la disposizione degli oggetti per renderti le cose più complicate ed evitare che tu ti facessi conti su quello che sapevi. Quindi, tra l'altro, lo faceva in modo molto bastardo. Quindi io volevo vedere come erano disposti gli oggetti all'inizio, dato che il gioco non è proprio uguale all'originale, ma ci sono alcune cose che sono state spostate, altre sono state modificate, per cui mi ero detto facciamoci una passata a livello normale, poi lo mettiamo a difficile. In realtà erano molto facile, facile, normale e difficile, e sono rimasto fregato. Però vabbè, non importa, perché vedi che con questa gestione delle risorse probabilmente io sarei riuscito a portare a termine la partita anche ad un livello di difficoltà più alto, perché ho conservato una quantità enorme di munizioni che non mi serviranno. Comunque, devo portarmi il terzo disco, perché incontrerò il terzo dispositivo nella regione a venire. Vediamo qui che succede. L'ascensore non funziona, dovrei attivare l'interruttore sulla destra. Non sembra ricevere elettricità. Ok, è giusto, perché devo attivare la corrente. Per farlo prendiamoci prima il dischetto, perché sicuramente servirà da qualche parte. Tra l'altro, nella mia con il mio modo di fare scialacquone ho lasciato dei nastri qua sopra. Invece togliamoli e mettiamoli nella cassa, perché non è detto che la prossima volta che salverò mi troverò qui. Probabilmente anche sì, però. Quindici nastri sono tantissimi. In realtà noi dovremmo trovare il modo in una delle run future. Non credo che la farò in live, però mi prenderò la briga di farlo almeno su PS4. Di fare tutta la partita senza salvare. Questo qui è l'ingresso. Ma vuoi veramente che entri là dentro? E non ho altra scelta, perché le altre strade sono tutte quante state esplorate, tranne la porta con le tre serrature, che però è ancora chiusa perché devo ancora inserire il terzo disco. E quindi l'unica scelta che ho è entrare qua. Non che mi piaccia troppo. Lo devo fare per forza. Ma che bastardo. Allora, nel gioco originale, queste specie di mosche giganti
non si vedevano. Erano semplicemente le ombre che camminavano sui soffitti e tu non sapevi che cacchio fossero, però avevano dei ganci al posto delle dita che gli consentivano di attaccarsi ai muri e alle pareti e quindi li trovavi sempre sopra di te. Però non se ne vedeva mai la forma, quindi hanno rifatto in modo che si capisca cosa sono. Perché... ok, questa in realtà era la seconda password da inserire, però... vabbè. Cammina sui muri per tentare di sorprendermi. La verità è che io... ecco, ti sei sciolto. Ce n'è una. Quanti siete, ragazzi? Una famiglia numerosa, eh? In altre circostanze questo consumo di proiettili sarebbe stato eccessivo, ma diciamo che ho risparmiato tutta la partita per questo momento. Ah, ciao! No, non ne ho per nessuno, guarda. Però, giusto per sfizio, se ti rialzi, voglio vedere se quanto siete vulnerabili alle pistole. Cosa fai? Scappi? Ma dove vai? Ah, sei andato ad aspettarmi dall'altra parte, ma non ti preoccupare. Dai, su, vieni fuori. È inutile giocare a nascondì. Proprio niente? Io salterei fuori, magari anche da un altro condotto. Però, se proprio non vuoi venirmi a fare una visita, vengo a trovarti io, dai. Guarda come sono buono. Su, su. Facciamo i timidi. Allora, questa stanza? No, questo è stato un errore, però, perché sei troppo vicino. Ecco, prendiamo prima le distanze. Poi ti sparo come si deve. Così ti squagli. Guardate che schifo! Tutte le larve intorno, madonna! Cosa orribile! Non ti voglio vedere. Sparisci. Fai schifo. Ma in tutto ciò, il meccanismo di autodistruzione del laboratorio. Figo! È enorme. Sei morto, sì? Dai, qualcun altro? Capito che siete una famiglia bella allegra e numerosa, ma... eccone un altro, sì. L'ascensore principale non riceve elettricità. Attivare? Sì, ovviamente. Il sistema non si avvia, ha bisogno di carburante per essere avviato. Ma che cazzo? Uff, madonna. Guarda come scappano. Stronzi. Non ti lascio andare, sai? Abbiamo quasi finito le cartucce, ragazzi. Dalla prossima usiamo il lanciagranate. C'è ancora qualcuno? Mi voglio assicurare che questa zona sia totalmente sgombra. Lo so che non è finita. Infatti c'è qualcosa che non ho esplorato. Non avete proprio capito, eh? Dovete sparire dalla faccia della terra.
so che può sembrare razzista. Mamma mia. Ah già, è vero, io e te avevamo un piccolo colpo in sospeso. Dove scappi? Madonna. Stavi provando, eh? Brutto maniaco. Tu che c'hai? Che non muori? No, io non voglio andare di qua. C'è una strada che non ho esplorato. Con un vicolo cieco, forse. Qui c'è un bruciatore. Un fuoco arde poderoso. Potrebbe essere una specie di fornace, ma ci devo bruciare qualcosa? Boh. Questo che roba è? Carburante può esplodere se scosso. Un dispositivo di rifornimento di carburante della sala del generatore. Al momento non funziona perché manca il carburante. C'è una capsula vuota. Ah, ok, quindi devo andare a mettere il carburante nell'altra stanza. Quella dove c'era il... Beh, facciamolo subito. Bruciatore, esatto. Allora, cambiamo arma, perché il fucile ormai ha gli sgoccioli. Ci riferiamo al lanciagranate. Oh, Tora, ciao! È il momento di presentarti. Allora, lanciagranate, ci portiamo le granate esplosive. Ne abbiamo tante, quindi dovremmo poter... Ok, e la capsula per il carburante me la devo portare appresso. Roba per curarsi, no. Però potrei voler raccogliere lo spray medico. C'è altro? No, adesso il mio obiettivo primario è ripristinare il carburante nel generatore. E quindi facciamoci un giretto sopra, sì. Direi che questo è il momento adeguato per farlo, perché se non lo faccio... Ah, aspetta un attimo però. Io ho sbloccato anche la porta con le tre serrature, quindi posso vedere cosa c'è dietro. È un momento emozionante questo, perché... Oh, cosa ci sarà qua dietro? Non sembra che ci siano mostri, però... C'è una porta. Oh, guarda, dei circuiti distrutti. Oh, guarda chi c'è. Allora sei vivo. Chris, you're alive. Of course I'm alive. Jill, there's something big going down and I don't think we're part of the equation. Eh no. Direi di no. Stanno cercando di farvi fuori da quando siete arrivati qua. Natale al cesso. Il genere di film che il mondo ci invidia. No sightseeing though. Anche
Allora, bisogna fare le cose con molta cautela. Hai preso la capsula per il carburante. Il principale componente di questo carburante è un composto azotato. Una corsa potrebbe dare luogo ad una micidiale esplosione. Mi sta minacciando. È chiaro che adesso dovremo farcela a passo di camminata fino al serbatoio. Bene, abbiamo ripristinato il carburante, ma prima di fare un passo decisivo, ma non rompo più. Cacchio, la granata ha funzionato bene, si è proprio sciolto. Allora, no, non devo andare di qua. La crudele verità è che questo laboratorio è un bugigattolo. Detesto le cose in sospeso. Questo non lo lascio qui.
prima di fare un altro passo che potrebbe essere decisivo, io direi che facciamo un altro salvataggio. Anche perché la prossima cosa che faremo è una di quelle alle quali non si torna indietro. Ho fatto ripartire il generatore. Adesso possiamo scendere a piano di sotto. Come mi hai aspettato tu l'ultima volta?
Troppo silenzio. C'è un motivo. Ciao Albert. Wesker. Oops. Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. E quindi questa era la conversazione che avevamo sentito nella casa del custode. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Ragazzi, sono veramente euforico. Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl, but I think you misunderstand me. The thing ma che non hai capito, io mi sto suicidando, ragazzi. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Brucerò insieme a questo laboratorio. Oh, allora. Barry, go up on the ground and wait there. Barry. You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh. Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. Non c'entra affatto. Cioè, I just used Barry for my personal Wesker l'ha agito da solo. Questo è Though bello. Both you and Barry seem to think I was following Umbrella's orders. Ecco. What? What are you planning? I guess it's time for sì, è arrivato il momento della verità. Cioè, in realtà l'Umbrella avrebbe voluto che questa specie di gioiellino alle sue spalle venisse eliminato. E Wesker non era d'accordo. Per cui ha agito di sua iniziativa, provocando lui l'incidente al laboratorio. In modo che i mostri si diffondessero, per poter far sparire tutto e tenersi questo simpatico giocattolo. Peccato che it's magnificent. Ecco, guardate for che aria sognante. For the sake of this thing. Sì, esatto. You know, I hate goodbyes. Oops. Barry. Stars, forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Attenzione. Shit! Guardate che carino, ragazzi, cioè, non è un amore. Damn it! Jill and Barry together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. No, Barry! Vital culture freak. Quello somiglia a Duke Nukem, oppure a Johnny Bravo, perché poi in realtà è un... come devo dire, è un archetipo abbastanza comune. Barry, Barry sei vivo? Barry! You're okay. Jill, sorry. That was careless of me. Wesker. Eh? He's gone. Oops. First, let's just get out of here. Ma non c'è niente qua dentro. Numerose capsule, ognuna contenente una creatura raccapricciante.
pannello usato per sbloccare la chiusura elettronica di emergenza. Ah, ok, 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 ok. Ciao Devil, benvenuto. Ok, perfetto. E niente, ce ne dobbiamo andare di qua, ma soprattutto, siccome ho la sensazione che stia per succedere qualcosa di molto brutto, intanto perché il ragazzone qui non è certo morto, questo ce lo possiamo scordare. È stato un combattimento fin troppo semplice. Ops. Evacuamento? Voglio morire per la seconda volta. Cioè, questa traduzione se l'era cavata bene fino alla penultima seduta e mi è crollata adesso in nel giro di pochi secondi. Poveri noi. Bene. Una cosa importante da fare. Che cosa Luxor? In che senso cosa? Uno spasso. Non ho capito la domanda. Allora, è inutile fare i sentimentali. La traduzione, cioè prima mi ha sbagliato un congiuntivo, adesso evacuamento invece di evacuazione, mi stavo per sparare, cioè per piacere. Allora devo fare due cose, la prima è salvare la partita, questo potrebbe essere l'ultimo salvataggio. Ciao vecchi, benvenuto. Non ci provare nemmeno. Jill. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, quasi. Almost. Now let's get the hell out of here. Come on, let's go.
evacuated. All personnel must evacuate immediately. Deactivate and release all guards. The self-control has been activated. All personnel must be evacuated. Preparare la nave per la velocità spodata. Preparare i piedi per la velocità smodata. Perché... Ricordate la famosa porta di emergenza? Che si apriva solo nel caso di emergenza nucleare, eccetera, eccetera. Eccola. È esattamente il momento di... Ed ora con l'aiuto del sole, fisserò! Attacco solare! Energia! Siamo alla fine, Devil. Ultimo atto. Ho sbagliato a riempire l'inventario, sai? Che mi serve uno spazio libero. Un'erba, tanto abbiamo roba di guarigione strafottere, no? Non ci dovrebbe preoccupare eccessivamente questo. Ops. Damn it! We're almost there! Jill, you just get in contact with Brad! No! We can make it. Jill, ladies first. Oh, ma che galantuomo, Chris. Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. Ansia cronica per i 3 minuti. Evitiamo di farci prendere dal panico perché c'è tutto il tempo. Razzo di segnalazione. Con questo posso comunicare con Brad. Ok. Guardate che figata. Cioè, è ipertecnologico. Rispetto alla classica pistolina con razzo segnaletico, questa cosa è fantastica. Altro che... Jill! You made it! Ciao! Fuori uno. Ops. Ops. No, fermo, fermo. Non toccare Barry, stronzo. Come ti sei permesso?
ci devi neanche provare, bastardo. Faccio un culo così. Bravo. Proprio questo aspettavo. Ed ecco il gingillo definitivo. Buon viaggio. Ce l'abbiamo fatta. Tutti vivi, spero. Vecchi, troppe faccine, mi sa, eh? Il bot si è incazzato. Tutti vivi. Dai che siamo stati bravi, su. Oh, Master Sato, sì, ti ho visto che... Tutto qui, Devil, ma in realtà nel gioco originale finiva veramente così. Cioè, la conclusione era questa, non c'era altro. Tra l'altro i doppiatori della versione originale erano molto meno bravi. Per cui... Comunque, in realtà è chiaro che... tutto questo crea solo le premesse per quello che viene dopo, perché il secondo episodio si svolge a distanza di qualche mese, mi sembra. Ed è veramente una rivelazione dall'inizio alla fine. Quindi... comunque a me è piaciuto molto per l'atmosfera, e devo dire che questa remastered era fatta bene, perché aggiungeva il giusto. Cioè ha lasciato le cose che dovevano essere lasciate inalterate, come stavano, e poi ci ha messo in più qualcosina che tutto sommato non stona con la vicenda generale, anzi si integra benissimo in tutta la faccenda. Poi ha mantenuto il fatto che giocare con i due personaggi garantisce qualche minima differenza che rende la cosa non banale, per cui adesso tocca Resident Evil Zero. In realtà però Resident Evil Zero non lo farò in live, vecchi, per il semplice fatto che non ci ho giocato prima e non lo farò in blind run. Una cosa che invece voglio aspettare di vedere, eh? Io so che stanno lavorando ad una remastered del secondo e la cosa mi interessa molto, perché se fosse fatta come è fatto questo, cioè molto bene, potrebbe essere una vera perla. Stiamo a vedere cosa ne verrà fuori, perché su questa ci hanno lavorato veramente bene. Devo Jill, dire che lo hanno rimesso a nuovo veramente in maniera spettacolare. Devo dire che sono colpito molto favorevolmente da questa riedizione. Oh, naturalmente ci è stata data la chiave del guardaroba. Che ore sono? Le 5:30. Io penso che la live potremmo anche chiuderla qui. In realtà potrebbe essere stato carino. Facciamo il salvataggio 00. Questa remastered la volevo portare anche Rikku-chan. Beh, sarei curioso veramente, perché secondo me... Ma lei ha già giocato il gioco base? O parte proprio al buio?
Hey, kappa, kappa, hey, kappa, kappa, hey. Allora ragazzi, prendiamoci un quarto d'ora per vedere questo costume che abbiamo sbloccato. Ovviamente non è possibile vederlo da subito. Vediamo. Resident Evil. Ecco. Facciamo questa prova, però velocemente, perché sappiamo già cosa fare. Poi comunque il camerino non è accessibile da subito perché dobbiamo affrontare la prima stanza, però... Dopo sarò curioso di vedere se abbiamo sbloccato qualche filmato. Captain Wesker, Barry and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Comunque questa casa, where's Chris? È rimasta talmente impressa nell'immaginario collettivo che negli episodi successivi, benché ormai sia saltata in aria, ci si fa qualche riferimento. No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. Non lo so, Simone, non ho idea. Cioè, in realtà ho una mezza idea su quale potrebbe essere il costume sbloccato, ma... Ma sono curioso ed è per quello che voglio vederlo. Poi chiudiamo la live dopo. Però... A dining room. Come vedete, si parte in maniera piuttosto minimale, ma sono sicuro che le munizioni saranno molto meno generose. What is it? Nella modalità difficile, perché... Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Di me, ragazzi. Il problema è che Jill col coltello proprio... Sono due pianeti diversi il coltello, non c'è niente da fare. Anche il colpo è meno efficace. Eppure se c'è un momento per colpirlo... Proprio quando si gira, ma guarda sto stronzo com'è veloce nel girarsi, però. Notevole. Davvero notevole. Vedo che non eri morto. Guardalo, guardalo. Vediamo se mi ammazza in un colpo solo. No. E allora muori. Però mi ha mandato d'attenzione, eh. Cacchio ragazzi, se è difficile. E non muore. Ecco, adesso sì. Ok. Barry! What is it? Look out! It's a monster!
Let me take care of it! Andiamo, Barry, tre colpi di Magnum per uccidere uno zombie. Ma ci fai o ci sei? What the hell is this thing? È su. I found Kenneth, killed by this thing. Let's report this to Wesker. Se n'è andato sulle sue gambine. Non ci posso credere. Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Notate una cosa. Questo in realtà l'avevo visto anche nella prima run. La prima volta che arrivi qua dietro. Ah no, qui non mi ci fa andare. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Thanks. I may need it. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Dicevo che la prima volta che arrivi qua. Si sente il lamento della bestia e lo sferragliare delle catene. Questo è un elemento molto Dario Argento. Allora, secondo me non ci arrivo nemmeno al guardaroba, perché lo stronzo che cosa ha fatto? Ha messo la chiave nella cassa. Così finché non arrivo alla cassa non posso aprire il guardaroba, che sta qua dietro, mortacci sua. E quindi secondo me non ci arrivo proprio, perché qua dietro c'è uno zombie. Ovviamente se mi vado a ficcare nella tana del leone, ecco, questa porta è chiusa, vabbè, niente. Mi tocca morire. Oppure non rassegnarmi alla cosa, tentare la strada del di sopra, cioè provare per... Ho quasi finito i proiettili, non ho nulla per curarmi. Se avessi saputo che la chiave stava nella cassa, non avrei fatto l'eroe. Questa porta è chiusa, niente, lo sta facendo apposta. Che lui vuole che ci sia un solo percorso. Come se mi ricordassi poi dove stava questa vecchia di chiave, eh? In realtà una cosa la so. E se vado di qua c'è un altro zombie. Penso nemmeno ad affrontarli. Per quanto mi riguarda me ne sto andando. No, stava là fuori. Chiaro che devo fare un giro là fuori, però c'era di mezzo la storia della punta di freccia. Ecco. Stava nel corridoio qua dietro, questo me lo ricordo bene, ma come ci arrivavo in quel corridoio? Perché il semplice fatto di passare per fuori non...
mi dava solo l'informazione sulla porta. No, lui vuole che io vada a mettere le mani al guardaroba, ma lì poi c'è uno zombie che mi porta addosso e mi uccide. Ah, qui c'è gente. Vabbè, niente ragazzi, fail. Vado a farmi ammazzare dallo zombie nel guardaroba e non vedremo mai il nuovo costume. Cioè, lo vedremo in un'altra occasione, perché ho voluto fare lo splendido primo zombie e questa è stata una stupidaggine. Questa è stata una stupidaggine perché mi ha ridotto in una condizione dalla quale non mi posso riprendere facilmente. Esatto. È stato proprio un fail. Perché qui naturalmente c'è la porta del guardaroba, vero? Esattamente, però la porta del ripostiglio è chiusa. You have failed me for the last time. O riesco a pugnalarlo. E però poi lo devo uccidere. Con cosa? A sputo in faccia? Eh no. Magari usando gli ultimi due proiettili. O chiudendolo dietro il cassettone e lamerando con il coltello, perché potrebbe essere un'idea. Se non è istinto di sopravvivenza questo, non so cosa lo sia. Comunque, approfittiamo per prendere la mappa. Ciao Ciro, benvenuto. Tecnicamente io un'idea ce l'avrei, però. Visto che questa non la posso aprire perché è chiusa. Non so quanto sia sensata questa cosa, però visto che non posso fare nient'altro, proviamoci. Magari sto dicendo una stronzata, però. Se qua dietro c'è qualcosa, quel qualcosa ci ammazza sul colpo, perché... Guarda, sì. Se uno deve fare tutte queste smorfie per un costume. Però è divertente anche questo, perché... Ecco, allora, sì, fermi tutti. Questo corridoio. Con tutte ste porte chiuse. È una fregatura. È una fregatura infame. Tra l'altro qui c'è uno zombie. Quindi se vado avanti mi uccide. Pazienza. Niente, se non trovi la chiave... La prima cosa non puoi fare proprio niente. Sembra che non l'abbia messa da qualche altra parte, il bastardo, perché...
qui c'è la videocassetta. Gli ultimi giorni di Kenneth. Gli ultimi secondi, in realtà. Chiusa. Chiusa. E chiusa pure quella sotto, perché qua ci voleva la chiave con la spada. Esattamente. Come rimanere isolati e vivere felici. Beh, se non altro ho trovato l'erba per curarmi. Ma tanto se acchiappo qualcosa mi uccide lo stesso, perché sto ad attenzione. Quindi... va bene. Per la serie metodi creativi per morire. Poi non ha molto senso, perché tu poi sei uno solo o siete in più di uno? Fammi capire come stanno le cose, perché... io pure se ti attacco... no, questo mi ammazza. Vomito ergo sum. Ma non ci vai a terra, no, eh? Manco per sbaglio. E niente. È andata così. Ma non c'era niente là fuori. Cioè, c'è solo una porta che non posso aprire perché manca... la punta di freccia, porca miseria. Ecco cosa mancava. Sì, 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 sì. Giusto. E beh, allora sì, se dobbiamo morire, moriamo in questo modo, dai. Ora ho ricollegato. Ma ero veramente entrato da qui? No, non sono entrato da qui. Ok, sì, sì, sì. Ho ricollegato tutto. Allora stavo andando bene. Il problema è che ho sprecato la mia unica possibilità tentando di attaccare lo zombie là fuori. Cosa che comunque poi dovrei fare, a rigore, eh? Perché una volta presa la punta di freccia la devo andare a mettere là dentro. E quindi ci devo sempre passare davanti a quello zombie. Guardate con quanta cura nel passaggio alla modalità difficile gli zombie nuovi che prima non c'erano vengano messi nei posti cruciali. Perché comunque vada, io sono costretto a fare lo slalom fra 3 zombie, 4 zombie, avendo un solo caricatore per la pistola. Quindi o sai usare il coltello o ti attacchi a sto piffero in questa fase. Non c'è niente da fare. Puoi girarci intorno quanto vuoi, ma... nonostante Jill abbia più proiettili. Ricordatevi che Chris partiva anche senza pistola. No, non ve lo potete ricordare perché non ve l'ho fatta vedere la parte con Chris. Però fondamentalmente Chris comincia col solo coltello. E quindi nella prima fase si deve barcamenare col coltello. In questo caso facendo fuori un sacco di zombie. Io morirò in questo corridoio, perché tra me e il punto dove devo arrivare c'è uno zombie che è anche bello robustello, perché... è uno di quelli chiatti. Quindi non vuole saperne di morire. Eccolo qua, guarda, lo vedi nello specchio. Non ho un coltello, quindi mi ammazza perché... ciao. Vabbè, dai, sono morto con dignità però, perché siamo arrivati al terzo corridoio. Ok, spiacente per il costume, ma non arriveremo a vederlo in questa sede. Vi farò qualche screenshot, o magari faccio un video e vi metto l'highlight su YouTube. Potrebbe essere un'idea, perché sinceramente non mi va di perderci tempo in live per fare questa cosa. Tuttavia, se siete interessati eventualmente ad una run difficile, potrei anche pensare di giocarla e fare qualche highlight, perché diciamo, giocarla tutta in live mi sembra inutile. Poi, non lo so, eh. Scatti in pace. Grazie Simone, grazie mille. Ok ragazzi, allora io ringrazio
la mia cara Tina da compagnia, che è stata tutto il tempo in live qui con me senza spaventarsi, incredibile, una Tina coraggiosissima, ripeto. E infatti ho deciso di riportarmela anche qui. Naturalmente ringrazio voi tutti per essere stati con me in quest'ultima sessione, diciamo, in quest'ultima parte del viaggio. E che dire, ragazzi, io da domani ricomincio gli streaming normali, quindi penso di ripartire con VR e poi farò sempre alternanza tra VR e Soul River, tra una cosa e l'altra. E per il prossimo sabato non lo so, rimaniamo che faccio Battlefield e poi, se riesco a portare avanti quel progettino al quale sto lavorando, magari vi faccio una sorpresa, però non vi posso promettere niente. E per il resto non lo so, diciamo, non penso di giocare altri survival horror a breve termine. Voglio vedere un po' come si sviluppa questa faccenda della remastered del secondo, perché se dovesse uscire, l'uscita era prevista per gennaio, però sapete bene che io non compro giochi al day one, quindi per me si tratterebbe comunque di aspettare parecchio prima di portarla. Però se dovesse rivelarsi una cosa interessante, magari potrei avere piacere di portarvela. Per quanto riguarda Resident Evil Zero, non so se farlo o meno, perché ci dovrei giocare prima da solo e poi eventualmente portarlo in live. Però preferirei farlo dopo il secondo, sinceramente, per una serie di motivi. Ok, allora ragazzi, vi auguro una buona serata, una buona domenica, grazie a tutti per essere stati con me. Noi ci vediamo domani ad un orario che vi comunicherò tramite i social, che i miei mod hanno già, Ryuk in particolare, ha spammato. E quindi io ringrazio Ryuk, ringrazio Pane, ringrazio la mia coraggiosissima Tinia, che è stata qui fino alla fine, senza scappare. E niente, ci vediamo domani pomeriggio con VR. Grazie a tutti e buona serata. Ciao ciao! Quando la sorte ti è contraria, hai mancato te il successo? Smetti di far castelli in aria e va a piangere sul... Questo è il tempo delle catene. Da komata Putin polna vasil, da komata Putin stop i ne pil, da komata Putin stop ne obijal, da komata Putin stop ne obijal. Ani della Fenice! Per il sacro scusate,
Si può sapere come in era che faceva il tacchino? Donne, è arrivato l'arrosino e l'ombrellaio. Now that's all, get my tone, me run up on time.